una domanda? In realtà più di una, le ho tutte. Un milione di domande. Massimo D'Apporto. Eccoci. Lei è Buzz Lightyear, doppia Buzz Lightyear. Io ormai sono Buzz Lightyear. Dal primo Toy Story, adesso è affiancato da Angelo Maggi, però per tre film del franchise, vicino a lei c'è stato Fabrizio Frizzi. Adesso erano gli anni 90 quando avevate iniziato. C'è qualche episodio divertente che ricorda insieme a Frizzi mentre eravate al leggio e facevate insieme un anello? Si ricorda qualcosa? Purtroppo devo darti una delusione. Noi lavoravamo in colonne separate. Ah, già c'era? Sì, c'era già la colonna separata, per cui ci siamo incontrati per altri motivi. Ci siamo incontrati in televisione, oppure ci siamo incontrati perché una sera siamo andati a ballare assieme, ma tanti anni fa, insomma. Poi ci siamo incontrati anche al doppiaggio, ma fuori dalla sala di doppiaggio. Io ricordo sempre che quando parlavo Fabrizio rideva, perché io dicevo delle battute, ma il modo di ridere Fabrizio mi invogliava a dire altre battute, perché era molto comunicativa, più la sua risata che le mie battute, capito? È un bel ricordo quello di Fabrizio. Bisognerebbe parlarne a lungo di Fabrizio, non soltanto come persona, ma anche come anima, come modo di essere nei confronti degli altri. Insomma, ne abbiamo parlato abbastanza in questi, dalla sua scomparsa l'abbiamo ricordato sempre, perché se lo merita il ricordo Fabrizio. E io penso che non è che è finita qua, ecco, Fabrizio lo rivedo, senz'altro lo rivedrò, gli dirò anche di queste interviste, di quanto ci è mancato anche. E invece Rossella Brescia, ballerina nella vita e ballerina anche in un cartone, in un film d'animazione. Com'è andata questa interpretazione al leggio questa volta? Ma in realtà è un cameo veramente, però sono felice intanto che di aver fatto questa esperienza in questo film, e anche perché a me piace molto il doppiaggio, quindi il poter fare anche un personaggio così vicino a quello che ho sempre fatto nella vita mi incuriosiva molto. E sono felice di aver partecipato a questo film, anche perché Walt Disney, la Disney è sempre stata, ha sempre fatto parte della mia vita, e onoratissima di aver anche avuto questo cameo con una ballerina volante che è un giocattolo bellissimo tra l'altro nella vita, e poi vederlo proprio lì animarsi è stato molto interessante. Luca Laurenti, invece questo personaggio forchetto che esce completamente da ogni canne, guardandolo effettivamente al tempo d'oggi, nel 2019, sembra anche un giocattolo che parla di riuso, cioè di come il materiale di scarto possa essere riutilizzato, non è soltanto una favola, no? Su quello che raccontava anche in conferenza stampa, ma forse anche la chiave di lettura è anche ecologica. È un controtempo. Cioè, Forchi è vintage. In questo mondo futuristico lui è vintage, perché ti riporta ad un mondo che non c'è, ad un mondo che ricicla se stesso, ad un mondo che si reinventa se stesso. Cioè, quindi non solo è un riciclo, una cosa che si rompe si riaggiusta non solo, ma il fatto che sia riaggiustato è un po' come si è reincarnato. Cioè, il fatto del riciclo è che lui magari prima è stato un copertone, no? Prima è stata una forchetta. Allora, a suo modo, no? Io che ero spazzatura, ok, mi hanno riciclato, ma adesso io chi sono? Quindi è il problema anche nostro, quando rinasci, io chi sono? Anche lui ha dimenticato che prima era un copertone e mo è una forchetta, no? Alla fine, allora deve scoprire, o forse riscoprì una funzione nuova, perché prima era copertone e girava, ma invece è una forchetta in bocca. E poi la prossima vita che magari farà a coltello, sarà un coltello, insomma, allora pure noi, no? Cioè, alla fine siamo, saremo, no? Però saremo solo se dimentichi di noi per ricordarci chi eravamo, no? Cioè, alla fine la storia tra il cartone animato e le nostre storie si intersecano talmente tanto che alla fine fai veramente... è difficile discernere la fantasia dalla realtà.
Quindi oggi non vive chi non inventa, chi non immagina, chi non sogna, perché è la morte della creazione. E tu un bambino non lo puoi mettere dietro un banco nella scuola tra 2 miliardi di cose e gli fai smettere di sognare, perché hai ucciso Dio stesso, cioè l'idea della creazione. Proprio a proposito di sogni e di bambini, quando eravate bambini voi, qual era il vostro film d'animazione, il vostro personaggio del cuore? Ma per me Paperino, perché pure io, ma a parte la voce, che mi hanno sempre detto che c'ho la voce come un citofono, no, e questa voce non ho mai potuto manco di ti amo, perché non ci ha mai creduto nessuno. Quindi, ma anche a scuola, se mi sentivo male, dai, arsa de laurea, cioè, è sempre stato unico. Poi non si sposa l'audio video, cioè il fatto di dirti ti amo, tu con questa faccia avanti, con il timbro e la voce non ci credi, manco se ti mando un fax, mi sono spiegato. E allora però questa roba qui, no, di timidezza, che io ero timidissimo quando ero piccolo, e poi alla fine diventa un fatto creativo, cioè l'impotenza di fare una cosa è un po' come il desiderio della creazione. Cioè, se a me mi piace una donna, per esempio, ma se quella donna ce l'hai, tu non crei. È un po' come a Silvia, Giacomo Leopardi, no? Se Silvia gliel'avesse, no, non avrebbe scritto a Silvia. Voglio dirti che è proprio la mancanza di una cosa, cioè tendi verso a, ma l'amore è come una nuvola, non puoi averla, la puoi solo desiderare, perché il momento in cui l'hai presa, l'hai persa. Quindi è importante questo, perché il desiderio è tipo sabato nel villaggio. Voglio dirti che è il motore che ti fa raggiungere, capito? Ma nel viaggio del raggiungimento tu hai creato, perché se tu ce l'hai subito non crei nulla. Allora la morte dell'esistenza è proprio il non viaggiare, cioè essere arrivati subito, è un po' come il viaggio in aereo o il viaggio col treno. Non è che siccome sei arrivato prima hai vissuto, no, non hai visto niente, cioè sei morto prima, perché ti è mancato il senso del viaggio, e il viaggio, come la natura, va lenta. Allora, ando cacchio andiamo noi a 2000 come Fastweb, quando in realtà te perdi il gusto di quel caffettino o il gusto delle piccole cose, perché il segreto delle grandi cose è nascosto nelle piccole cose, cioè nell'attenzione che tu dai a ogni preciso istante. E quello per me si chiama amore. Che dire? Io però penso che se lui avesse concluso, Giacomo avesse concluso con Silvia, qualcosa avrebbero creato. Avrebbero creato un figlio. Esatto, che è come una poesia. Eh certo. Ma il suo film preferito di quando era piccolo? Il mio film di quando ero piccolo? Sì, l'animazione. Io mi sono visto tutti i film di Walt Disney, li ho visti tutti. Da Bambi, Cenerentola. Quello che mi ha colpito di più, perché ero già un pochino più grandicello, è stato Peter Pan. Ed ero convinto di poter volare anch'io. Ero convinto, ma seriamente. Poi ci ho provato. Poi ci ho provato, ancora adesso, ma porta presto. C'ho un livido qua che non finisce più, perché mi sono messo sul letto di mia madre e ho detto: mamma, volo, per favore, guardami. E mi sono concentrato, ho detto: ma se mi concentro, perché non posso volare? Mi sono buttato e purtroppo adesso sto qua, vedi, cammino, perciò non ci sono riuscito. Vabbè, anch'io li ho visti quasi tutti, però mi ricordo, quello che mi ricordo tanto è appunto la Bella e la Bestia, perché ci sono questi, anche lì, tazzine che si animano, teiere che si animano e che parlano, quindi è sempre un po' una cosa ricorrente nei film di Disney, quello di dare anima e di avere soprattutto rispetto per ogni cosa, che siano appunto le persone, ma anche rispetto di quello che ti circonda. Sono sempre tanti messaggi che la Disney dà, che sono nascosti magari dietro cose semplici, però se poi ci rifletti sto diventando tipo Laurenti. No, può parlare. No, però hai capito il senso. Certo. A furia di sette pomeriggio. Cazzo, un virus. È stata contaminata. Esatto.
ha aperto il suo mondo. Però La Bella e la Bestia, diciamo che è la storia che mi è sempre piaciuta molto. Anche La Carica di 101, anche quella di quei cuccioloni, perché mi piacciono i cani. La Bella e la Bestia. Oppure La Bestia. E La Bella. La Bella. Grazie. Grazie a voi.